Oggi noi del 6% vogliamo parlarvi di un tema per noi abbastanza spinoso, cioè il bauletto posteriore. A noi non piacciono i bauletti, anzi li odiamo, però c'è anche da dire una cosa: chi usa la moto tutti i giorni, come noi, in città, fuori città, il bauletto è estremamente comodo, diciamoci la verità. E infatti noi oggi siamo qui a dire che comunque il bauletto ci vuole. Ci puoi mettere dentro due casse d'acqua, ci puoi mettere la spesa, gli oggetti personali, quando vai dalla nonna a prendere la torta ci metti dentro anche la torta, esci fuori la sera con la moglie, vai al bar, metti dentro i caschi, il giubbotto e ti godi la serata tranquillamente, non stai lì sempre con questi giubbotti dietro, il casco. Dai, bauletto, ripensiamoci davvero e utilizziamo questi cavolo di bauletti perché dobbiamo usarli, cioè non c'è niente da fare. Poi ci sono tanti modelli, questo ad esempio è un modello in plastica piuttosto economico, ma ce ne sono anche di molto più belli, in alluminio, che comunque sia anche questo. Giusto.